Consiglio dei Ministri ha dato il via libera al decreto legge con le nuove misure anti-Covid che saranno in vigore dal 7 al 15 gennaio. Il weekend 9-10 sarà in zona arancione per tutta Italia. Negli altri giorni sarà in vigore una fascia gialla rafforzata. È consentito il rientro alla propria residenza, domicilio e abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra regione o provincia autonoma. Il testo prevede anche l'abbassamento della soglia dell'RT che fa scattare il posizionamento nelle diverse fasce e sarà in vigore da lunedì 11. Il ministro per gli affari regionali Boccia aveva annunciato ieri pomeriggio l'inasprimento delle soglie. Gli interventi fatti a Natale hanno evitato che ci fosse in Italia il liberi tutti. La revisione della soglia RT con 1 in zona arancione e con 1,25 in zona rossa è stata condivisa da tutte le regioni, perché tutti condividiamo la necessità di far scattare le misure più restrittive. Per quanto riguarda il rientro a scuola, dopo una lunga mediazione, è stato deciso che tutte partiranno il 7, ad eccezione delle superiori che resteranno in didattica a distanza. Rientreranno in classe al 50% dall'11, sempre condizione epidemiologica permettendo. L'11 gennaio, via di mezzo, la questione del rinvio è stata posta dal PD in seguito all'annuncio di alcune regioni della decisione di non riprendere l'attività didattica il 7, una presa di posizione che aveva spinto il capo delegazione Franceschini a chiedere il rinvio della ripresa delle lezioni frontali al 15 gennaio. La discussione è esplosa sul dossier trasporti sollevato da più parti, in particolare da Italia Viva. Definita nel mirino la ministra Dem De Micheli. L'accusa è quella di aver ignorato l'esigenza di una riorganizzazione dei mezzi pubblici.